Allora, adesso è il momento di calciomercato. Apriamo questa finestra importante di calciomercato perché insomma abbiamo Luca Guerra a Milano e bisogna insomma un po' sfruttarlo perché non l'abbiamo sentito per nulla oggi. Assolutamente, andiamo da lui, anzi, torniamo dal nostro Luca Guerra per le ultime battute di questo calciomercato. Innanzitutto, ciao Luca, ben ritrovato e buon pomeriggio. Ciao Mario, ciao Stefano, buon pomeriggio a voi. Partiamo dalla copertina di questa mattina. Trattativa lampo, per definire il passaggio di Ismaila Shik dal Cerignola al Bari a titolo definitivo. Raccontaci qualche altro retroscena, Luca. Esatto, contratto quadriennale, trattativa che era ripresa ieri sera, diciamo dopo le 19, ci è voluto pochissimo per trovare un accordo tra il Bari e il Cerignola, operazione a titolo definitivo, circa 300.000 euro il prezzo del cartellino di Ashik, l'anno scorso per lui lo ricordiamo 10 reti e 8 assist nel campionato di Serie C, girone C, calciatore moderno, calciatore che può giocare sia da esterno d'attacco sia da trequartista, anche da mezzala all'occorrenza. Questo ha convinto Ciro Polito a puntare su di lui. Abbiamo visto le immagini dell'incontro tra Polito e Di Toro questa mattina, ma un colloquio è durato, ve lo assicuro, circa mezz'ora, poi scambio dei documenti. Ashik firmerà per 4 anni e noi abbiamo interrogato proprio il DS del Cerignola, Elio Di Toro, su questa trattativa e anche sugli eventuali innesti dell'Audace. Abbiamo definito i dettagli di una cessione per un giocatore che è stato protagonista con noi in questi anni, a cui sicuramente va un ringraziamento per quello che ha dato, ma va anche sottolineato quello che comunque insieme abbiamo percorso, siamo cresciuti insieme, siamo arrivati a questi livelli anche condividendo tante emozioni, tanto lavoro. Ed è stato attenzionato in questa stagione da parecchi club, il Bari, che forse probabilmente è stata la prima società nel mercato di gennaio a chiedere informazioni sul giocatore, alla fine ha fatto il passo decisivo, ci sono dei rapporti straordinari tra di noi e devo dire anche in virtù anche di un'operazione che ha visto anche Dorval accasarsi a Bari, credo che sia stato anche naturale che si creassero le condizioni per l'arrivo di Ashik. Sì, sono due giocatori che mi piacciono, sono due giocatori che ho trattato con i propri procuratori, con le proprie società. Devo dire però ad onor del vero che io in questo momento ho l'obbligo e il dovere di tutelare quello che è il budget aziendale ed è necessario che faccia prima i conti in casa mia e che di conseguenza poi se mai dovessero esserci delle condizioni per mettere dentro qualcosa è perché questi conti sono in equilibrio con quello che è il percorso che noi dobbiamo fare. Auguriamo ad Ismaila Shik, insomma, di diventare un protagonista del Bari, così come ha fatto Mehdi Dorval, che si è trasferito proprio dal Cerignola in biancorosso la scorsa estate. Luca, il Cerignola con chi sostituisce l'ormai, possiamo dirlo, ex trequartista? Tre profili, Bombaggi del Catanzaro, Colai del Pescara, ci sono stati colloqui con i dirigenti di Catanzaro e Pescara e anche Embalo del Cittadella, questo è il nome proprio degli ultimi minuti. Sta valutando questi tre profili, Cerignola non è detto che prenda uno di questi giocatori, potrebbe anche restare così perché Ney sembra destinato a rimanere in organico. Intanto a Cerignola è arrivato Krapikas tra i pali, un classe 99 lituano, c'è quindi il portiere, andranno via probabilmente Basilio Oliveira e Bianco, se ci saranno però proposte, questo lo ha precisato Di Toro. Restando sul Bari, Mario e Stefano, perché è la squadra più attiva oggi tra le pugliesi, il Bari ha preso Aramu, diritto di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni dal Genoa. Si è un attimo arenata la trattativa per Francesco Forte dell'Ascoli perché prima deve uscire Schindler e il Cosenza, che sembrava vicino a prenderlo, in questo momento non è convinto di chiudere sull'attaccante. A centrocampo era stato sondato Jacopo Cernigò del Venezia, ora si valuta Gennaro Acampora, c'è anche un ritorno di fiamma per Aldo Florenzi, sempre del Cosenza. Si lavora poi a uno scambio con l'Avis Pesaro, Polverino e Rossetti, nelle Marche, il centrocampista 2001 Andrea Astrologo e il portiere classe 97 Alessandro Farroni in Puglia. Il Bari guarda anche a Marco Pissardo del Novara come terzo portiere ed Enrico dovrebbe andare al Crotone. E poi Mario Stefano, ci sono tante altre novità anche dalle altre pugliesi e lucane di C. Vai, vai Luca, vai con la raffica.
A Foggia Franco Vezzoni, ufficiale, classe 2001, un esterno, ha firmato per 2 anni a Brindisi, firma Alessandro Albertini, terzino destro, classe 94, torna in Puglia dopo la tappa alla Virtus Francavilla, era al Cesena. Il Nardò ha chiesto Ciro Cipolletta, si attende una risposta sempre a Brindisi da Daniel Cappelletti in difesa dal Vicenza, in alternativa prenderebbero Davide Riccardi, classe 96, ex Siena. Fatta, è ufficiale Riccardo Costa, centrocampista 2004 della Virtus Centella. In attacco piacciono Guido Gomez del Crotone e Marcello Trotta, svincolato dall'Avellino. La Virtus Francavilla sta cercando di chiudere per Giuseppe Giovinco dal Catania, quasi fatta anche per l'intesa con Federico Casarini dell'Avellino, centrocampista. Si segue anche Nana Welbeck del Catanzaro. Il Monterosi ha chiesto Ekuban. Il Monopoli ha preso Nicolaos Botis, portiere classe 2004 dall'Inter, in uscita Santaniello e Montini, quest'ultimo verso la Fermana. Il Potenza invece prende un giocatore con tantissime presenze tra e B, Pasquale Schiattarella, centrocampista classe 87, firma un biennale, mentre resta Potenza Salvatore Caturano, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026.